Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Ambra Angiolini, attrice di grande talento, ha subito un brutto tradimento che l'ha ferita profondamente. Ecco cosa è accaduto. Ambra Angiolini si è fatta sempre riconoscere per la sua bravura dai tempi di Non è la Rai. Oggi è un'attrice e una conduttrice affermata. Nella sua vita, però, c'è stato un tradimento. Ecco cosa è accaduto di preciso. Ambra Angiolini è un'artista di grande successo che nella sua carriera ha ottenuto tanti riconoscimenti. La sua ultima pellicola è stata La notte più lunga dell'anno. Purtroppo dall'altra parte la sua vita sentimentale è stata un po' turbolenta. Dal 2005 al 2015 ha avuto una lunga relazione con il cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Yolanda e Leonardo. Ambra e Francesco sembravano fatti l'uno per l'altro, ma alla fine è giunta la separazione. Ma quale tradimento c'è stato nella vita dell'attrice? Ecco tutti i dettagli della vicenda. Ambra Angiolini, ecco chi le ha fatto del male e come. Ambra Angiolini, è un nome che tutti conoscono e amano. Dopo la fine della storia con Francesco Renga sembrava aver ritrovato la felicità e la serenità con un uomo che in seguito si è rivelato inaffidabile. Si tratta di Massimiliano Allegri, CT della Juventus. I due facevano coppia dal 2017, ma nel 2022 è arrivata la doccia fredda della fine della loro relazione. Voci di crisi si erano diffusi anche nei mesi precedenti la rottura definitiva, ma inizialmente tutto era stato messo a tacere. Certo è che l'attrice aveva investito molto in questa relazione. Si era trasferita da Brescia a Milano. Poi aveva difeso l'ormai ex compagno sui social da un odiatore del web che gli aveva detto «viscido». Purtroppo però alla fine è arrivata la rottura. Secondo chi è, altri settimanali di gossip, ci sarebbe stato anche un tradimento da parte dell'allenatore, ma è confermato apertamente. Sulla vicenda sono stati scritti fiumi di inchiostro e il clamore ha fatto guadagnare alla presentatrice anche un tapiro d'oro da parte di Striscia la Notizia. A difenderla ci ha dovuto pensare la figlia maggiore Yolanda Renga sui social. In seguito la VIP non ha mai accennato direttamente a quanto accaduto con l'allenatore, ha però dovuto affrontare diversi mesi di psicoterapia. Oggi la presentatrice ha ritrovato il sorriso con un nuovo fidanzato, Andrea Bosca. I due si sono incontrati sul set di Protezione Civile e da allora vanno d'amore di d'accordo e formano una splendida coppia. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.